Buongiorno a tutti, benvenuti al 23° incontro del Mangiagalli Journal Club. Oggi parleremo di ingorgo mammario, mastite e ascesso nella puerpera. Ce ne parlerà il dottor Maurizio Barbieri Carones, responsabile del reparto di puerperio della clinica Mangiagalli. Ringrazio tutti i presenti e il direttore in particolare per la vostra presenza. Il seno è un simbolo e quindi è un attributo sessuale, sicuramente nell'immaginario collettivo, valori estetici, mezzo per propagandare abiti e moda, cosmetica, chirurgia plastica, cioè sono tanti gli argomenti che riguardano il significato della mammella. È un organo pari, posto nelle regioni anteriori, insomma questo lo sappiamo, c'è uno sviluppo durante la post-pubertà, ovviamente nella parte maschile si interrompe, mentre nella femmina subisce uno sviluppo e aumenta di volume. Il termine seno è veramente un piccolo errore concettuale perché noi comunque indica una concavità, ovviamente la parola come seno, in senatura, no? Deriva dal latino sinus, sinus della quarta declinazione, cioè sinuosità, in particolare una sinuosità concava, quindi è un errore di terminologia. In ogni caso possiamo dividere la mammella in quattro quadranti e una componente ghiandolare, un tessuto adiposo e una componente fibrosa di sostegno. All'apice della mammella c'è una sporgenza che chiamiamo capezzolo, che ovviamente è circondato dall'areola, una regione circolare pigmentata con un diametro di 3-5 cm. L'areola ha piccole sporgenze con ghiandole sebacee, tubercoli di Montgomery. Ci sono delle modificazioni ovviamente e ci stiamo avvicinando al periodo gravidico durante la gravidanza, infatti l'areola diventa più scura e aumenta di diametro, questa operazione di ormoni gonadotropi e successivamente per la prolattina, la consistenza aumenta in seguito al parto e durante il periodo dell'allattamento. Dico cose ovvie, scusatemi se sono a volte noioso, ma devo entrare in un argomento per cui dobbiamo fare alcune premesse in tipo anatomico e se mi permettete anche funzionale per necessità. Ovviamente sono più turgide durante il periodo mestruale le mammelle e in maniera meno evidente in seguito a eccitazione sessuale. L'invecchiamento porta ovviamente a un calo di volume come tutti gli organi che sono ormonodipendenti. Nel maschio salto per non perdere tempo. Ricordiamo alcune patologie che sono sia genetiche che legate allo sviluppo, quelle genetiche per esempio la politelia, cosa che si frequentemente vediamo in puerperio ed è importante, quando ne vedremo una ve la faremo vedere, perché esistono delle situazioni in cui la donna si spaventa per situazioni di questo tipo e invece ci sono degli sviluppi non solo dovuti alla presenza di vari capezzoli ma anche di tessuto mammario nel sottocutere che si ipertrofizza e che diventa quindi estremamente fastidioso. E tra le patologie legate allo sviluppo si può verificare nei maschi anche uno sviluppo volumetrico monobilaterale che è detto ginecomastia. Nella mammella femminile possiamo avere il mancato sviluppo, ovviamente, l'ingrossamento prematuro, l'ipertrofia, ovviamente. Ci sono alcune patologie vere e proprie sono legate a problemi nel delicato sviluppo, equilibrio degli ormoni provenienti dal surrene e soprattutto dall'ipofisi. Poi possiamo avere ovviamente patologie traumatiche, processi infiammatori o tumorali. La conoscenza dell'anatomia della mammella è essenziale, come dicevamo, qui conosciamo tutti il capezzolo, l'areola e le ghiandole di Montgomery. Una informazione a proposito del grasso sottocutaneo, perché del grasso, scusate, mammario, perché in realtà si è visto come abbiamo un grasso sottocutaneo che è vicino al capezzolo per definizione, un grasso intramammario e un grasso retromammario. Quindi il grasso sottocutaneo va a crescere di spessore, più ci allontaniamo dal capezzolo più il grasso aumenta. I dotti, la rete di dotti col dotto lattifero che portano ovviamente al principale dotto lattifero, li conosciamo, la costituzione è data dal lobo che è costituito da un gruppo di lobuli e un lobulo che è costituito da un gruppo di alveoli. I legamenti di Cooper, che sono strutture fibrose che forniscono una struttura di supporto alla mammella, i principali dotti lattiferi, il grasso sottocutaneo che è diradato vicino al capezzolo, come abbiamo detto, diventa più lontano, più presente lontano, poi l'intramammario. E tutti gli studi, forse perché a me affascina sempre e ho invitato nel congresso del 25 di maggio anche il professor Porro e quindi la storia della medicina, perché i nostri predecessori hanno portato alle nostre conoscenze grazie
alle loro ricerche, alla loro cultura, alla loro applicazione, se mi permettete, alla loro passione. E questo era un uomo che ha fatto i principali studi nel 1800, era un famoso chirurgo britannico, non voglio annoiarvi, ma fece molti studi sull'anatomia della mammella nel 1800. E cosa fece? È un genio, secondo me, un vero genio, perché iniettò della cera attraverso i dotti, e questi dotti cambiavano a seconda del tipo di colore, perché la cera era colorata, e ha potuto dare delle informazioni che non si conoscevano fino a questo momento, cioè fino a 160 anni fa. Quindi attraverso l'introduzione di questi colori differenti di cera fece delle scoperte, no? Diciamo, e quindi si scoprì come i concetti che utilizzò furono la scoperta che c'erano i lobi, i lobuli, gli alveoli. È veramente interessante. Più recentemente, questa è la letteratura dei nostri giorni, abbiamo alcune università, tra cui l'Università di Perth nel Western Australia, nell'Australia occidentale, che negli ultimi anni hanno fatto i principali studi sull'argomento e hanno rivisto una specie di rivisitazione, no? Una brutta parola che però in questo caso secondo me rende l'idea, hanno visto che ci sono delle differenze rispetto a quello che si pensava una volta. Si pensava che non ci fosse ramificazione, invece si è visto che c'è una ramificazione dei dotti vicino al capezzolo. Si pensava che non ci fossero, che ci fossero dei seni lattiferi, invece non è vero niente, non ci sono i seni lattiferi secondo i nuovi studi. Si pensava che fosse il tessuto ghiandolare che iniziava in fondo alla mammella, invece è soltanto il tessuto ghiandolare vicino al capezzolo, mentre dietro abbiamo una grande quantità di grasso. Che non ci fossero delle differenze si pensava, invece si è visto che il grasso è sottocutaneo, intramammario e retromammario. Si pensava che non ci fosse un rapporto particolarmente, che fosse uguale il rapporto tra ghiandola, tessuto ghiandolare e grasso, invece si è visto che il rapporto tra tessuto ghiandolare e grasso è di 2-1. Si pensava che fosse ugualmente distribuito, invece si è visto che 3/4 del tessuto ghiandolare è situato a 3 cm sotto il capezzolo. Si pensava che ci fosse una rete radiale di tipo simmetrico dei dotti, invece si è visto che non è sempre radiale o simmetrica. E infine che ci fossero dai 15 ai 20 dotti, invece si è visto che sono meno, sono dai 4 agli 8, ai 18, con una media di 9. Quindi tutto questo è importante perché secondo me una affascinante comprensione dell'anatomia della mammella e delle sue funzioni, grazie a questi studiosi, il professor Ramsay e il professor Hartmann di Perth, sono state per noi indispensabili. La fisiologia la conosciamo, le prime tre fasi in seguito allo stimolo ormonale, mentre la quarta, la galattopoiesi, in seguito allo stimolo meccanico della suzione. Dico cose che già conosciamo, ma secondo me sono importanti perché arriveremo alla conoscenza della patologia della mammella, che è l'argomento che compete al medico e non all'ostetrica, grazie a queste informazioni. La mammogenesi, cioè lo sviluppo della ghiandola mammaria, è ovviamente soprattutto dato dallo sviluppo degli estrogeni e del progesterone, è dovuto prevalentemente allo sviluppo e all'aumento del tessuto ghiandolare e in minima parte all'accrescimento del tessuto adiposo. Poi inizia la latogenesi di tipo 1, cioè la prima parte, cioè una sintesi colostro a partire dalla metà della gravidanza, si protrae fino a dopo il parto e termina con l'inizio della montata lattea, che è la seconda lattogenesi 2, cioè una montata lattea che in genere si verifica tra 48 e 72 ore dal parto. L'ormone lattotropo più importante è la prolattina, l'inizio della secrezione lattea coincide con la caduta del tasso ematico di estrogeni e progesterone. E finalmente abbiamo la galattopoiesi, cioè il mantenimento della secrezione lattea, che dipende da un meccanismo riflesso avviato dalla suzione, riflesso mammillo ipotalamico preipofisario in seguito alla stimolazione nervosa del quarto nervo intercostale. L'eiezione del latte dipende anch'esso dallo stimolo della suzione, quindi quanto sia importante l'attaccamento del bambino è ovviamente noto, ma lo sottolineiamo 10 volte, soprattutto vedremo tra poco non appena il bambino nasce, e tutto questo per il riflesso mammillo ipotalamico post-ipofisario porta a una contrazione delle cellule mioepiteliali della mammella. La secrezione inizia con la produzione di un liquido particolare che è detto colostro, quindi un colostro che normalmente caratterizza i primi 3-4 giorni dopo il parto, un latte di transizione e finalmente il latte definitivo maturo che arriva dopo intorno alla 10ª giornata. E provare per credere, se voi prendete il latte scremato a lunga conservazione è anacquato, fa schifo, se voi prendete il latte intero pieno di panna è ovviamente molto più importante. E questa è veramente la differenza tra il colostro e il latte definitivo. Il colostro è ricco di proteine e poverissimo di grassi. Il latte di transizione è via di mezzo, il latte definitivo riducono ancora i proteini e i sali minerali, aumentano ancora di più i grassi e gli zuccheri. L'unicità del latte materno, non finiremo mai di spezzare una lancia a favore del latte materno, non siamo talebani, io per primo.
Tuttavia bisogna ricordare che troppo spesso buttiamo la spugna e non insistiamo con la donna perché vada ad allattare il suo bambino. C'è un basso contenuto proteico con rapporto caseina siero 1 a 2, quello della vacca per esempio è 4 a 1, è molto più proteico, mentre questo è molto più ricco di grassi e quindi più facilmente digeribile. Ha un alto contenuto in lattosio, quindi galattosio, essenziale per la sintesi di cerebrosidi e galattosidi. È interessante, vedremo tra poco, io scusate se mi gaso, ma ci sono tra poco alcuni contenuti dove dicono che i bambini che vengono allattati al seno hanno un maggiore quoziente intellettivo. Inutile che sfottiate, io ho preso il latte di Biberon, però i bambini che vengono allattati al seno sono molto più intelligenti. Alta percentuale di acidi grassi insaturi, di specie linoleico, basso contenuto di minerali, importanti per l'effetto lassativo, alta percentuale di oligoelementi, analergico, alto contenuto di enzimi. Fabbisogno calorico all'incirca 100 calorie per chilo di peso, 100 calorie per chilo di peso, quindi se il bambino pesa 3 kg necessita di 300 calorie al giorno. Ci sono delle controindicazioni materne, questo secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi abbiamo un'infezione materna da HIV, abbiamo controindicazione del neonato, galattosemia, malattie dell'urina, sciroppo d'acero, fenilcetonuria. E poi controindicazioni temporanee, che possono essere per esempio materne, come una malattia debilitante, una mamma che esce dalla rianimazione, un'infezione da herpes simplex bilaterale del capezzolo, una psicosi se la donna assume farmaci incompatibili, l'assunzione di farmaci citotossici antitumorali o radioattivi o antitiroidei, o stupefacenti, eccetera. E contemporanee, invece, controindicazioni temporanee dei bambini, per esempio i bambini piccoli per età gestazionale che pesano meno di 1,5 kg, quelli prematuri sotto la 32esima settimana o con un rischio di ipoglicemia per un difetto di adattamento metabolico o per un'aumentata richiesta di glucosio. Ci sono delle problematiche, vi anticipo che stiamo parlando dei problemi dell'allattamento perché arriveremo tra poco a parlare della mastite o dell'ingorgo, che sono situazioni patologiche ovviamente dovute a una difficoltà di allattamento. Allora possiamo avere un labbro leporino del bambino, possiamo avere una debolezza della suzione, un bambino flaccido, ipotonico, riniti subacute acute, candidiasi del cavo orale molto frequenti nei giorni successivi al parto e la dentizione precoce nei mesi successivi. C'è un fattore che non conoscevo e che l'ho messo perché secondo me è una cosa incredibile come la natura sia pazzesca, sia veramente interessantissimo ciò che la natura riesce a fare. Questo è un piccolo peptide, quindi una catena proteica prodotto localmente dalla cellula alveolare o lattociti. Se non viene rimossa questa sostanza inibisce la produzione del latte. Quindi è un meccanismo di blocco in caso di perdita del feto in gravidanza, per esempio regolazione contro gli ingorghi. Lo svuotamento completo del seno dopo la poppata incrementa la produzione del latte, è un meccanismo della natura fatto apposta. Le mammelle non devono essere lasciate troppo piene, perché se lasci troppo piene e tese no, sarebbe inibita la produzione di latte e quindi bisogna svuotarle sempre. Bisogna valutare quando la suzione è inefficace o insufficiente, allora suggerire la spremitura manuale del seno. A partire dalla montata latte si osserva in genere nel neonato un fermo peso. Dalla quinta giornata si potrà osservare la ripresa del peso del bambino che potrà aumentare fino a 10-14, poi si è riacquistato entro 10 giorni dal parto. C'è un periodo poi detto di calibrazione, che è il periodo in cui noi osserviamo la donna per poi fare i controlli 40 giorni, dove la frequenza delle poppate e il numero dello svuotamento del seno determinano il numero di recettori per la prolattina. Quindi un attacco adeguato, poppate frequenti e un adeguato drenaggio del seno nel primo mese influiscono sulla futura produzione del latte, quindi il primo mese è essenziale aiutare la donna. La montata latte compare entro 3 giorni più o meno, il latte intermedio è un evento fisiologico che indica l'avvio di un'abbondante produzione di latte. Non va confusa con l'ingorgo, adesso vedremo, che compare invece più tardivamente. Nelle pluripare, che hanno già allattato con successo, in genere parte prima la montata latte, già in seconda giornata, ed è più abbondante, può comparire fino alla 10ª giornata. Quindi la montata latte non è che deve per forza arrivare entro 2 giorni. In una pluripara è più facile che compaia entro 2 giorni, in un'altra donna può comparire anche dopo almeno 5-6 giorni. Turgore, questi sono i sintomi, i segni che conosciamo tutti, il turgore del... I sintomi della montata latte, un aumento di volume, sono turgide, consistenza aumentata, c'è una particolare distensione dell'aureola del capezzolo, c'è una sensazione di tensione che la donna riferisce, rubor, calor, tumore, dolor, ovviamente che durano 24-48 ore e si riducono spontaneamente senza bisogno di particolari interventi, è fisiologia, accentuazione del reticolo venoso,
una fisiologica ipertermia pomeridiana, non saltiamo subito addosso con l'antibiotico alla paziente perché ha una puntata in seconda o terza giornata pomeridiana verso sera di febbre, perché questo può essere dovuto semplicemente alla montata latte in arrivo. C'è un'ipotensione, paziente a cui gira la testa e viene da svenire, no, magari ha un'emorragia interna, sia chiaro, cioè non facciamo gli spiritosi. Sappiamo comunque che posto che non c'è niente di grave, è fisiologico che la donna abbia una sensazione di ipotermia, di ipotensione, perché c'è un sequestro di liquidi da parte dei ghiandoli mammari e viene sequestrata una grande quantità di liquido. È fondamentale il rumenin, non smetteremo mai di dirlo. Il sostegno, eventuale spremitura manuale delle mammelle deve essere preceduto da impacchi caldo-umidi e massaggi del seno. A seguire, impacchi freddi per ridurre l'edema. Qual è la diagnosi differenziale? A montata lattea hai un seno pieno, più pesante, per una maggiore quantità di sangue, un seno pieno. La montata latte, un seno pieno ha una consistenza aumentata, ma il latte fuoriesce facilmente. Il seno ingorgato invece il latte non riesce a uscire, è un indice soprattutto di drenaggio del seno insufficiente o troppo poco frequente, può avvenire in qualsiasi momento dell'allattamento. Passiamo, gli stadi sono 4 stadi, senza annoiarvi: lo stadio 1, lo stadio 2, lo stadio 3 e lo stadio 4, l'ingorgo conclamato, dove le mammelle dure e dolenti, il flusso del latte è molto rallentato, esce con difficoltà e la donna non riesce a ottenere sollievo in tempi brevi. Aumenta della temperatura, quindi differenze, un po' della mutua ma essenziale, seno pieno, caldo, entrambi sono, anche l'ingorgato è caldo, è pesante, entrambi, duro, entrambi, ma il seno ingorgato è anche edematoso e dolente. Mentre nel seno pieno esce facilmente, nel seno ingorgato il latte esce con difficoltà. Il seno pieno non ha una febbre, c'è invece ipertermia nel seno ingorgato. L'acuta è tesa e possiamo arrivare anche a 38 gradi di temperatura. Quali sono le cause di ingorgo? Perché c'è un ingorgo in autostrada? Perché c'è un incidente? Perché c'è un ingorgo? Da che cosa può essere causato? Da un ritardato avvio dell'allattamento o separazione? Da segnali tardivi di fame? Da un attacco inadeguato, dalle ragadi, da una sezione infrequente perché il bambino sta al nido o ad orario, un neonato sonnolente, limitazione della durata delle poppate, molto latte, sono tante le cause in cui possiamo avere come un ingorgo. Come facciamo a prevenirlo? Innanzitutto promuovere, puntato alle ostetriche che qui presenti sono maestri in questo campo, quindi io mi scuso se sconfino nel campo loro, ma ripeto, la fisiologia è a loro appannaggio, però noi brevemente, rapidamente, drammaticamente possiamo passare alla patologia. Promuovere lo skin to skin, la pelle a pelle, una suzione precoce, assicurare un buon attacco, promuovere il rumenin, promuovere l'allattamento a richiesta, ascoltare il proprio senso di sete, evitare le tisane galattagoghe se non necessario, evitare i vestiti stretti e la poppata termina solo quando il neonato si addormenta. Cochrane che cosa ci dice? Trattamenti dell'ingorgo mammario durante la lattazione. La Cochrane ci dice che gli autori arrivano a delle conclusioni che sono un po' poco entusiasmanti, se mi permettete, perché sono stati visti gli impacchi caldo o freddi, il gua sha, cioè la terapia scraping del grattamento, del massaggio. Sono andato a cercarmela perché non capivo cosa diavolo fosse il gua sha, che è un massaggio che fanno sul volto e sul corpo, secondo alcune filosofie orientali. Ci vorrebbe il dottor Giovannini che ci dà informazioni a riguardo. Agopuntura, foglie di cavolo, enzimi proteolitici, non sono impazzito, questo è quello che dice la letteratura. Tutte queste cose sono le conclusioni di questa Cochrane, cioè la rivista che controlla e segue tutte le pubblicazioni sull'argomento, sono promettenti, però non c'è sufficiente evidenza per fare dai trial pubblicati. Quindi purtroppo sono tutte un po' robe, non dico da stregoni, non è vero, però sono cose che non sono scientificamente utili per noi. E questa che è la più importante rivista, la rivista della lattazione umana, parla dei massaggi terapeutici durante l'ingorgo, e dice che il massaggio terapeutico, questo è un articolo del 2016, quindi abbastanza recente, è utile per la riduzione del dolore mammario associato con l'ingorgo, con la stasi. Trattamento, se il bambino può succhiare, pupate frequenti, o il metodo ovviamente della pressione inversa, lo vediamo tra poco con l'immagine, o se il bambino non può succhiare, allora spremere il latte manualmente con un mastosuttore, oppure utilizzare il metodo a bottiglia a caldo. Prima della poppata, per stimolare il riflesso ossitocico, aiutare la mamma a rilassarsi, massaggio. Cos'è la bottiglia calda? La bottiglia calda te la faccio vedere tra poco. Una roba che ho imparato anch'io dall'ostetrica, perché io sono ignorantissimo questa roba qua. Loro sono maestri, quindi io mi vergogno di portare le immagini che mi hanno consigliato loro. Però la bottiglia calda,
noi usiamo il mastro struttore che è molto più consono al nostro modo di lavorare. La bottiglia calda è una bottiglia, acqua calda messa in una bottiglia, si crea una depressione e aspira. In mancanza del mastro struttore, senza ustionare il capezzolo, viene fuori il latte in quel modo. Mai vista fare, però... Ma con l'aspetto sono dei bicchierini, no? Sì, io... Non l'ho mai vista, la riporto, ma non l'ho mai vista. Devo dire. Coperte. Le coperte, sì. L'aspirano, no? Sì. E quindi, finendo questa pagina, dopo la poppata per ridurre l'edema si può usare gli impacchi freddi. Il reverse, cioè la contropressione di ammorbidimento, tra l'altro proprio oggi l'ho visto fare l'anestetica in reparto, schiacciando intorno al capezzolo hai una contropressione di ammorbidimento in modo che poi dopo il latte fuoriesca con più facilità, in questo modo, reverse, si chiama reverse pressure. E questo è il metodo della bottiglia in alternativa al nostro mastro struttore. Quali sono gli effetti dell'allattamento a richiesta? Voi sapete che si può allattare on demand e si può allattare a orari, cioè ci sono delle varie possibilità, no? Per cui ridurre l'allattamento a richiesta, e questo è pubblicato in questa rivista francese nel 2015, riduce il calo ponderale, previene gli ingorghi mammari, riduce l'incidenza dell'iperbilirubinemia, aumenta la durata dell'allattamento al seno ed è associato a un importante effetto anticoncezionale. Il giornale della rivista della biologia della riproduzione pubblica appunto nel dicembre del 2015, scritto in francese, scritto in inglese, quelli che sono i benefici e i fattori che influenzano l'inizio e il prolungamento con linee guida pratiche, e promuovere l'allattamento on demand, dice testuali parole scritto in basso, è una cosa molto importante, senza avere intervalli fissi. Meglio schedule, cioè diciamo programmato, o on demand, cioè fare l'allattamento a richiesta. E dice che i bambini che vengono allattati schedule, cioè a orari stabiliti, questo è associato con più alti livelli, e ci voleva un genio per dirlo, di benessere materno, bella scoperta. Però è importante, perché hanno più povera e più basso livello risultati cognitivi dei bambini. Quindi è meglio fare un allattamento non a orari per il bene del bambino, bensì a sua richiesta. Quali sono i problemi del seno? E qui arriviamo ad avvicinarci alla patologia che concerne quindi la nostra professione medica. E quindi questo è un lavoro che è stato fatto, sono turchi, voi mi direte, bella roba, però i turchi hanno fatto questo lavoro su 27 articoli, riguardando tutta la letteratura, pubblicati dal 2000-2015, quindi un lavoro immenso secondo me, e ha visto che questo studio permette, vede come le donne hanno moltissime ovviamente problemi con l'allattamento, e che una buona educazione, un counseling, un monitoraggio prima del parto possono ridurre. E vediamo che questi, vedete il numero elevatissimo di partecipanti a questi studi, quindi lamentano esperienza, sperimentano dei problemi di allattamento, hanno un'adeguata produzione di latte o inadeguata capacità di succhiare, di suzione da parte del bambino, una prematurità del bambino, problemi del capezzolo, dolori, eritemi, fissurazioni, mastiti, e chi più ne ha più ne metta. Quindi come vedete c'è un'ampia possibilità, quindi la conoscenza medica deve spaziare in tutti i campi, non solo infettivi ma anche proprio relazionali tra mamma e bambino e nella sua famiglia. I capezzoli piatti, ma esperienza comune, avevo un capezzolo piatto e non ha allattato, effettivamente è un bel casino, non si riesce ad allattare, può essere probabilmente in gravidanza, dicono che sia inutile, subito dopo il parto si può rafforzare la fiducia nella mamma, perché è chiaro che la prima difficoltà non butti la spugna, cerchi un po' di entusiasmare, poveretta, no? Promuovi il contatto pelle a pelle, spieghi che il bambino succhia l'areola, non il capezzolo, in porperio l'aiuti a far protrudere il capezzolo, con un po' di massaggi, e se necessario spremere il latte e darlo al bambino con la siringa, il cucchiaino. Non siamo talebani, l'ho detto anche prima, ci proviamo, se non riusciamo, però esiste uno dei problemi più importanti, è proprio quello dei capezzoli piatti. Le cause più comuni del dolore, altro grande problema, il dolore. Cioè, forse può essere un attacco inadeguato al seno, le ragadi, la lingua collocata impropriamente, perché può avere l'anchiglossia dove il frenulo è corto e la lingua non riesce a è appiccicata al pavimento della bocca, della lingua, la lingua attaccata al pavimento della bocca, staccare il bambino dal seno senza introduzione del vuoto, uso scorretto del mastro struttore, candidiasi e mastiti, tutto questo sono possibili cause che causano dolore
E qui c'è un articolo che parla appunto, questo è del 2015, del dolore nelle mamme che allattano, cause, incidenze e trattamenti. Quindi come vedete possiamo avere, partendo dall'alto, un incorretto posizionamento e attacco, un'anchiglossia, una sufficiente supplementazione di latte, una produzione di latte, un'anomalia del palato, dei capezzoli piatti o invertiti, vasospasmo, mastiti, infezioni. Queste sono tutte cause che dobbiamo riconoscere, dobbiamo pensare nella nostra testa, perché devono essere applicate o riconosciute se la donna ha questo dolore. Quindi parla di dolore che causa, dolore al capezzolo che causa 36% delle consultazioni delle mamme. Quindi l'educazione all'allattamento prima che nasca il bambino e a una corretta posizione attacco nella prima settimana dopo la nascita assistono, prevengono i danni al capezzolo e le successive infezioni. Ci stiamo avvicinando alle mastiti, alle infezioni. Abbiamo le fissurazioni, le ragadi, che è una lesione di continuo, come noi abbiamo la calza che si smaglia, così abbiamo la lesione delle ragadi della cute con possibile porta d'entrata di germi, specialmente purtroppo lo stafilococco aureo e quindi un rischio di infezione. C'è una tendenza al sanguinamento, sono correlate a ingorghi di ridotta produzione di latte e la causa è un attacco scorretto. Possiamo avere delle fissurazioni che voi immaginate quanto possono essere dolorose, come quelle delle immagini, possiamo avere un capezzolo cosiddetto a becco di flauto e queste sono cause segnalate in quasi tutti i lavori scientifici dove il dolore e la fissurazione della ragadi vanno di pari passo. E anche qui concludono che dai numerosi studi fatti, nonostante uno abbia pensato di utilizzare farmaci o trattamenti non farmacologici, non c'è un metodo che sia migliore dell'altro e siamo ancora, ma per fortuna, alla teoria per cui latte materno e aria sono la cura, cioè utilizzare col dito, spalmare sul capezzolo e sulla zona fissurata il latte sia il modo migliore. Voi sapete che la saliva e il latte, lo dico ovviamente alle nostre specializzande, chiaramente che sono appena arrivate, sono i principali antisettici che possono esistere. Il gatto lecca il cucciolo e il latte sicuramente non fa da meno. Verificare quindi, prevenire e trattare le ragadi, controllare che sia correttamente attaccata la mamma e il bambino, controllare l'attacco, consigliare di cambiare posizioni. Tra pochi istanti vi faccio vedere che cos'è la biologica nurturing, eventuale esame della cavità orale, eventuale esame della suzione, appunto latte materno e aria, lasciare all'aperto, vitamina E, analgesici o antibiotici ovviamente in certi casi. Che cos'è biologica nurturing? È letteralmente l'allattamento rilassato, cioè un approccio neurocomportamentale che mette la mamma al centro della relazione e della cura del neonato, dei lavori scientifici addirittura un po' psichiatrici, però il messaggio che deve arrivare a tutti noi è: stiamo comode, donne, state comode quando allattate. Cause ridotte, ostruito, poppate brevi e infrequenti o drenaggio insufficiente da parte o di tutto il seno, questo può essere una causa del dotto ostruito. Dotto ostruito è una piccola masserella, un otolo palpabile, sensibile al tatto o lieve dolenzia, a differenza invece della mastite dove la massa è dura ed estesa e c'è un forte dolore. Puoi avere un dotto ostruito che dà un arrossamento localizzato, mentre invece nella mastite abbiamo una grande area arrossata. Non c'è la febbre, certamente non c'è la febbre nel dotto ostruito, nella donna che ha la mastite c'è la febbre. Benessere e malessere, quindi c'è una componente di malessere generale. Se il dotto ostruito non viene trattato, abbiamo stasi del latte, ingorgo, galattoforite e mastite, che sono i passi successivi per arrivare da un'ostruzione, dalla stasi del latte, fino a un'infezione. La mastite è preceduta da un ingorgo, da un'ostruzione di un dotto. È un processo infiammatorio, carico della mammella, che se non trattato può comportare un'infezione batterica. L'infezione è generalmente dovuta a germi gram positivi, stafilococci o streptococchi, i quali penetrano nella mammella attraverso le lesioni cutanee del capezzolo come le ragadi e proseguono attraverso i dotti galattofori e i vasi linfatici. Nel caso di infezione a stafilococco c'è una maggiore possibilità che evolvano in ascesso. Il primo stadio è quello della galattoforite, abbiamo detto, possiamo avere tensione mammaria, febbre, però senza necessariamente un'adenopatia ascellare satellite. A volte c'è il sieno di Budin, che è famoso, che tutti conosciamo, la fuoriuscita di latte misto a pusta dal capezzolo. Se trascurata, la galattoforite può dar luogo a una mastite acuta che si manifesta con dolore mammario vivo e febbre oltre 39, condizioni generali scadenti,
questo è molto importante, la donna con la mastite sta molto male, ha una febbre con dei sintomi parainfluenzali ed è, non sta in piedi. Alla palpazione si apprezza un nodulo duro, dolente, senza adenopatie, anche in questo stadio la terapia antibiotica può portare alla guarigione. Questo dice, dicono diciamo, le vari tipi di mastiti, possiamo avere quella d'allattamento, la lactational mastitis, con un'infiammazione con o senza un'infezione, poi mastite anche può essere non lattazionale, per cui può anche essere una mastite senza che la donna stia allattando, o non infettiva, può essere infiammata ma non infetta, oppure subclinica, e poi purtroppo il punto finale della chiacchierata di oggi, l'ascesso mammario, e quindi è localizzata una raccolta di pus, questo è quello che ci dà questi due autori sul British Medical Journal. Quindi la mastite abbiamo detto, i sintomi abbiamo detto come febbre alta con sintomi come eritema, indurimento, tensione, malessere, la diagnosi è clinica. Classificazione della disordine della mammella su base infiammatoria, quindi abbiamo detto che possono essere purtroppo maligne, potrebbero essere non infettanti oppure su base infettiva, quindi la mastite è semplice, lattazionale, cioè quella da allattamento, e l'ascesso quando la mastite è complicata, questa è la classificazione che viene data. Come vediamo l'incidenza, sempre secondo questo articolo del British Medical Journal, abbiamo l'incidenza delle differenti patologie incluse nello studio, per cui quelle infettive sono il 67%, quindi due terzi, mentre quelle non infettive un terzo, 27%, e rarissime per fortuna il 5%, quelle mastiti di tipo maligno. Percentualmente la prevalenza di mastiti nelle donne che allattano è dall'1 al 10%, tuttavia un recente lavoro della review della Cochrane suggerisce che l'incidenza possa arrivare fino al 33%. L'incidenza è più alta nelle prime settimane e diminuisce gradatamente dopo questo periodo. Gli ascessi mammari come complicanza sviluppano dal 3 all'11% delle donne che hanno la mastite e quindi un'incidenza dallo 0,1 al 3% delle donne che allattano. Quindi dal 3 all'11% che hanno la mastite sviluppano un ascesso e nelle donne che allattano dallo 0,1 al 3% possono sviluppare un ascesso. Vado veloce per non annoiarvi, i consigli di allattamento è essenziale, questo è un discorso che vale per sempre, è essenziale che il latte sia rimosso frequentemente nella donna che abbia una malattia, un'infezione mammaria. Svuotalo con l'allattamento perché non è controindicato, svuotalo col mastosuttore, ma svuotalo, questo è il concetto. La possibilità che si formi l'ascesso nelle donne ovviamente aumenta con l'improvvisa cessazione dell'allattamento al seno. Questo è descritto da tutti i lavori scientifici. Se smetti di allattare c'è un ingorgo, c'è una stasi, pavolum di crescita ideale per i germi ovviamente e quindi più facilità allo sviluppo dell'ascesso. Condotta, anche questo è di qualche anno fa, condotta delle mastiti, il rischio di mastite può essere ridotto dalla frequente e completo svuotamento della mammella e continuare ad allattare dovrebbe essere incoraggiato in presenza delle mastiti. Sintomi locali, ricordiamoci oltre ai sintomi generali, cute calda arrossata, monolaterale, in genere il quadrante superiore esterno, e il gusto del latte cambia, purtroppo anche il bambino se ne accorge, però in genere mangia ugualmente, gusto salato per il tasso elevato di sodio e cloro dovuto alla degenerazione cellulare. Sintomi sistemici, l'affaticamento, dolori muscolari, febbre alta, cefalea. I segni e i sintomi sono qui riportati, li abbiamo già appena detti, la diagnosi differenziale tra l'ingorgo e la mastite, la febbre alta è presente in entrambi, ma ovviamente è obbligatoria per la mastite, i sintomi generali sono presenti nella mastite e non nell'ingorgo, la monolateralità è più tipica della mastite, non necessariamente dell'ingorgo, la settorialità è maggiore per la mastite e non per l'ingorgo. Dal punto di vista anatomopatologico ci sono tre quadri differenti, una mastite può essere parenchimatosa, oppure avere la linfangite, oppure essere una mastite interstiziale. La linfangite acuta si instaura improvvisamente la prima settimana con febbre a 39 brividi, a livello mammario c'è un arrossamento cutaneo con linee di irradiazione verso l'ascella. È proprio tipico, quando avete visto la mastite c'è un settore e un arrossamento linfangitico, una stria rossa che va verso l'ascella. L'evoluzione 24-48 ore se si interviene subito con drenaggio della mammella e antinfiammatori. Ecograficamente può essere importante per poter escludere l'ascesso, quindi la mastite comunque ha un aumento della
ipoecogenicità del parenchima, perché c'è un infiltrato infiammatorio come qualunque tessuto, ispessimento della cute e del sottocute, lo vediamo ecograficamente, aumento della vascolizzazione, dilatazione dei dotti, linfonodi ascellari reattivi ingranditi, possibile complicanza, l'ascesso. Quindi vediamo ecograficamente, anche qui sempre il giornale europeo, European Journal di Salute Mammaria, che pubblica queste immagini che sono abbastanza, che colpiscono, abbastanza impressionanti, che ovviamente sono suffragate da controlli ecografici. Che cosa fare? Un counseling di supporto, impatti caldi e poi freddi, rimozione del latte, terapia antibiotica e trattamento sintomatico sono le terapie. Quindi nei casi in cui abbiamo sintomi gravi o un mancato miglioramento dopo 24 ore, terapia farmacologica, cioè antibiotici e analgesici. Però migliorare il drenaggio del seno, cercare di correggere le cause dell'ingorgo, l'attacco inadeguato, le pressioni di vestiti e delle dita, seno grande, drenaggio, cioè sono tutti i consigli da fare, sono ovviamente drenaggio del seno, coppate frequenti, massaggio delicato verso il capezzolo, riposo a letto, pelle a pelle col bambino, quindi tenere svuotata la mammella. Eseguire sempre, questo è importante, la coltura del latte spremuto prima di iniziare la terapia antibiotica. Quindi inizieremo la terapia antibiotica, adesso vedremo con quali antibiotici, ma fare la coltura, perché può essere necessario per riconoscere alcune situazioni di germi che sono resistenti alla meticillina, quindi con necessità di utilizzare antibiotici forti, come vediamo tra poco. Quindi terapia antibiotica che deve essere fatta per 10-14 giorni, non si fa per 6-7 giorni. Bene, allora, che cosa dobbiamo riconoscere? Ed è importante da sapere. Lo stafilococco auro resistente alla meticillina, cioè il cosiddetto MRSA, che è, secondo l'Istituto Superiore di Sanità di 2 anni fa, del 33%, quindi una donna su 3 ha uno stafilococco che è resistente alla meticillina, quindi noi usiamo gli antibiotici che useremmo per nostra sorella, che sono del tutto insufficienti. E questi tassi più elevati si trovano soprattutto nei reparti di terapia intensiva neonatale. La realtà italiana è un germe comune, lo stafilococco auro resistente, ma con differenze ovviamente che vanno da territorio territorio, ospedale a ospedale. Ci sono due tipi di MRSA, cioè di stafilococco resistenti alla meticillina, che sono quelli contratti al di fuori, nella comunità, cioè in metropolitana, tra i colleghi in ufficio, e quelli invece durante un ricovero ospedaliero, che sono ancora più resistenti e sono molto più forti. Sempre la rivista di salute europea della mammella, la salute della mammella, una rivista europea, ci dice, questo lavoro è di un anno fa, e vediamo una review della diagnosi e dei modi per curare l'infezione mastitica. Questa è la pagina che ho fotocopiato, in realtà l'ho tradotta in parole povere perché sennò vi annoio troppo. Se si esclude la malattia, diciamo che normalmente si può usare la penicillina, l'eritrocina se allergica. In realtà, vista l'alta percentuale, noi siamo obbligati praticamente a iniziare come se la paziente fosse sensibile alla resistente, quindi che fosse ovviamente sensibile a un antibiotico differente. E in questo caso non è soltanto la moxicillina più acido clavulanico, ma lo vediamo tra poco, la clindamicina è l'antibiotico con cui noi dobbiamo iniziare, e lo riporto nei protocolli del nostro ospedale. Se non migliora, la vancomicina, quindi clindamicina e vancomicina. I fattori di rischio per le infezioni e per quanto riguarda l'ascesso, e dice che sta aumentando questo tipo di malattia, diciamo di stafilococco resistente, che noi possiamo trovare nelle comunità, cioè al di fuori dell'ospedale, sta aumentando nella popolazione degli Stati Uniti, e in contrasto sembra che manchino, are lacking, sono carenti i dati per quanto riguarda l'Europa, però sicuramente è in aumento negli Stati Uniti. Fattori di rischio dell'ascesso, dell'infezione, sono da stafilococco, identificati molto elevati in ospedale per una mamma che abbia difficoltà all'allattamento, quindi essere donna che fa fatica ad allattare è uno dei principali fattori di rischio per avere un'infezione stafilococcica, e essere una mamma che è impiegata all'esterno, quindi che sta all'esterno della casa, che lavora fuori. I fattori di rischio non differiscono nei pazienti che sviluppino infezioni che siano meticillina resistenti o meticillina sensibili. Comunque, infezioni da stafilococco più elevate in donne che hanno difficoltà ad allattare e in donne che sono impiegate fuori casa.
la recente chirurgia, un'antibiotico terapia recente, terapia infettiva, la dialisi, patologie croniche, donne che sono persone che sono immunodepresse, no? Chiaramente stretto contatto con persone che abbiano fattori di rischio, frequentatori di palestre o carcerati. È ovvio che ci sono dei dati che sono anche un po' ridicoli, no? Però tutto questo aumenta, sono fattori di rischio per la malattia stafilococcica meticillino resistente. Quando fa la terapia antibiotica, quando non c'è nessun miglioramento, dopo 12-24 ore, quando peggiorano i sintomi o la febbre o nei casi severi o complicati. E allora vediamo questo update del febbraio 2018 e sulla terapia e parla di casi di routine o pazienti allergiche o pazienti che abbiano un'infezione da MRSA e si parla di clindamicina 300 mg per os tre volte al giorno per almeno 10-14 giorni. Parliamo di pazienti non ricoverate, outpatient. Pazienti invece ricoverate, aumentiamo, e questo gli infettivologi ce l'hanno insegnato, la clindamicina 600 mg endovena ogni 8 ore, quindi non più 300, ma 600, tre volte al giorno. Ovviamente ci sono dei casi in cui ci sono refrattari, eccetera, che vengono utilizzati altri antibiotici, ma per noi, nella nostra forma mentis, clindamicina e vancomicina sono i farmaci da utilizzarsi. Quindi, ovviamente, nei soggetti allergici, ma nel sospetto di MRSA, la clindamicina 300, tre volte al giorno, mentre in quella complicata o nell'ascesso si aumenta il ricovero, quindi nelle donne che troviamo nel nostro ospedale, a 600 mg ogni 8 ore. Oppure, nei casi più resistenti alla terapia, la vancomicina. Qui si ricorda, scusate che si vede poco in questo articolo, come aumentare con la aggiungere la clindamicina migliori dia eccellente empiric coverage, copertura a tutte le pazienti che abbiano un'infezione. La terapia antibiotica va sempre rivalutata, certo, se l'esito culturale è positivo o c'è una mancanza di risposta clinica è chiaro che allora rivaluteremo la terapia. Aggiungiamo sempre la terapia antinfiammatoria, quindi l'ibuprofene fast di prima scelta, 400 mg ogni 8 ore o 600 mg ogni 12 ore. Quindi la terapia antiedemigena è da valutare, però non ci sono evidenze in allattamento a base, con integratore a base di bromelina, quindi dobbiamo limitarci a utilizzare il ibuprofene. E qui una parola la spendiamo perché l'ho trovato in letteratura, io non ne ho assolutamente esperienza, ci vorrebbe il nostro collega Giovannini che è molto esperto a riguardo, io con tutta la mia modestia ho semplicemente buttato il sasso nello stagno, ritirato la mano, perché esistono in letteratura dei trattamenti con lattobacilli, i quali il lattobacillo fermento e il lattobacillo salivari, che sembrano essere una efficace alternativa all'uso normalmente utilizzato, che noi magari strausiamo e ne abusiamo, di antibiotici. La terapia medica con i probiotici, c'è una profilassi con lattobacillo fermento da eseguire per 30 giorni in fase d'acuzia, almeno una settimana al mese, per tutta la durata dell'allattamento, per prevenire la ricorrenza della mastite. Se ci sono delle pregresse mastiti, è utile iniziare addirittura con i lattobacilli nel terzo trimestre, prima ancora quando la donna è incinta. E qui abbiamo altri lavori che non voglio annoiarvi, però parliamo di protocolli messi su riviste tutto sommato abbastanza importanti, dove l'utilizzo di probiotici come il lattobacillo fermento possono prevenire, più che trattare, prevenire la patologia. E lo stesso quest'altro articolo, e parlare di marketing è quanto mai utile, perché purtroppo abbiamo un po' un abuso, siamo un po' influenzati da una grande quantità di pressioni mediatico e commerciali sull'utilizzo dei probiotici. Due relazioni verranno fatte nel congresso, per chi è arrivato tardi dopo faccio vedere, il 25 di maggio facciamo un congresso in Aula Magna sul puerperio, e ci sono comunque delle relazioni a riguardo del microbioma e dei probiotici, perché è un argomento non solo che tira, ma mi vedono molto ignorante e penso che possono essere interessanti per tutti. Vado avanti velocemente, il concetto che la terapia conservativa, perché è ugualmente importante, non esiste soltanto l'antibiotico, c'è la terapia conservativa. Smettere di allattare improvvisamente porta a un maggior rischio di sviluppo di un ascesso. Quindi incrementare la frequenza del pop-up, svuotamento manuale, posizionare il bambino bene, massaggio al seno, impatti freddi dopo la pop-up e analgesici per il dolore sono situazioni necessarie e importanti. Piano di prevenzione,
ridurre la stanchezza, organizzazione del lavoro, è chiaro, tutto quello sembra una cosa non necessaria, invece è determinante. Quindi coinvolgere i familiari per aiutare, fissare una priorità per ogni compito, allattare spesso, sono cose che abbiamo già detto, ma dobbiamo sempre ricordarci che va vista nella medicina olistica tutta la famiglia, tutta la persona, non c'è soltanto una donna con la sua terapia antibiotica nella cura di una mastite. E le complicanze ovviamente sono acute, dove la cessazione dell'allattamento può portare ovviamente a una sepsi, e croniche, dove abbiamo delle possibili cicatrici. Le cicatrici, che adesso vedremo parlando degli ascessi, sono immagini magari un po' crude, ma esistono. E quindi, qui vado veloce per non rompervi troppo le scatole, l'ascesso mammario. L'ascesso mammario è un'area circoscritta da una capsula di tessuto fibroso, di infezione con raccolta purulenta, che può essere associato o no a un quadro di mastite. L'ascesso è la complicanza più severa della mastite, dal 3-11% delle mastiti, con un impatto con le donne, abbiamo visto prima, che va dallo 0,1-3%. La mortalità è riportata e spesso misconosciuta, perché possiamo avere una sepsi puerperale, quindi una cosa molto grave. Immaginatevi soprattutto non nella paziente, non la signora Rossi e signora Brambilla, in genere è più facile nella paziente defedata. Abbiamo pazienti con ipoalimentazione, malnutrite, che vengono dal Bangladesh o dal paese del terzo mondo, che possono avere delle difficoltà maggiori a recuperare, e quindi è importante che l'ascesso non va mai sottovalutato. E sempre, sottolineo, ci fidiamo totalmente dei nostri senologi con i quali lavoriamo quotidianamente, mandiamo loro molte pazienti. Non esiste un collegamento con i dotti lattiferi, altrimenti troverebbe uno sbocco, quindi l'allattamento può proseguire, non ha senso sospenderlo. Un ascesso è localizzato, una raccolta localizzata in materiale purulento all'interno della mammella, che può essere complicanza. Quali sono i predittori dei risultati della buona condotta terapeutica? Che cosa possiamo fare per l'ascesso mammario? E questo è stato interessante, perché si è visto, uno dice che scemenza, però effettivamente i predittori del management, della condotta dell'ascesso, e si è visto che avere, sono due, avere fumo, cioè fumare, e avere il nipple ring, cioè avere il piccolo, come si chiama? Il piercing, mi sfuggiva il nome, il piercing. E queste due categorie, le fumatrici e quelle col piercing, aumentano il rischio di dover fare una terapia più prolungata. Lo sapevamo anche noi, non ci vuole un genio, però loro l'hanno riportato. L'ascesso mammario, trattamento, drenaggio, riposo antibiotico, drenaggio frequente del seno, non precludere l'allattamento, sottolineato 10 volte. È importante continuare a spremere il latte al seno interessato, può essere fatta una spremitura manuale col tiralatte per tutto il periodo della guarigione, per mantenere la galattopoiesi. Se è molto esteso, un'incisione radiale, adesso vedremo con un'immagine i vari tipi di incisione che possiamo praticare per svuotare un ascesso, sbrigliando digitalmente le concamerazioni, lavaggi locali con acqua ossigenata antibiotico, disinfezione, drenaggio per 24 ore, medicazione a piatto, non preclude l'allattamento. Le controlli ecografici, oltre al drenaggio, sono indispensabili per andare a mirare e svuotare l'ascesso, la raccolta ascessuale, sotto guida ecografica. Abbiamo tre tipi di intervento chirurgico, e anche questo è pubblicato sulla rivista di salute mammaria europea del 2018. O l'aspirazione con ago, oppure una piccola incisione drenaggio, o una più grande incisione drenaggio. La più piccola è la semplice agoaspirazione con un ago da 18-21 gauge per drenare l'ascesso e irrigare con 50 ml di lidocaina all'1% della adrenalina. Questo ti lava la cavità, ti crea un antidolorifico e ti crea una vasocostrizione grazie all'adrenalina, e quindi un asciugamento della cavità. Molteplici aspirazioni, questo è molto importante, non c'è mai una sola aspirazione. Normalmente bisogna fare aspirazioni quotidiane per almeno 5-7 giorni, non basta, lo svuoti una volta, si riforma. E se sono più grandi, allora è necessario fare una piccola incisione, non più un ago, ma una piccola incisione e drenarla con anestesia locale, con una ago, un bisturi da 15 blade e sopra il punto di massima fluttuazione, con guida ecografica essenziale. Non so se avete mai visto fare, ma i nostri senologi utilizzano la sonda ecografica per mirare, per trovare il punto di massima possibilità di successo. La cavità può essere irrigata ovviamente con soluzioni locali di anestetico locale. Se invece oltre i 5 cm è un po' più grande, allora bisogna fare
questo intervento e eventualmente mettere poi un drenaggio e lasciare un drenaggio in sede o stipare con degli zaffi la cavità ascensualizzata. Questo è quello che vi ho appena detto, tradotto in termini più semplici. Questi sono i vari messaggi che veniamo a vedere su questa rivista, pubblicati nel novembre di esattamente un anno fa, quindi sono recenti e sono di scuola cinese, e i vari tipi di incisioni che possono essere fatte, la prima per esempio radiale, che dà una buona possibilità, ma un tempo di prolungato, dice il di salute, di ripresa della normalità, ed è brutto esteticamente. Invece il secondo, in alto a destra, cosiddetto B, è periareolare, incisione periareolare. Questa dà una migliore garanzia estetica. Tuttavia la garanzia estetica va a farsi friggere, perché in realtà facendo questo tu incidi dotti galattofori e la donna non riesce più ad allattare, quindi lo svuotamento è più difficile. Quindi ricordiamoci il rischio che se resta latte nella zona, questo va incontro a pablum di crescita di germi, quindi è un problema. La C, vediamo invece l'aspirazione con l'ago, dice l'autore, dice cose ovvie ma le ricordiamo a tutti noi, che certe volte il pus è troppo vischioso e quindi l'aspirazione con l'ago non riesce. E infine quella che funzionerebbe secondo loro molto bene è quella della piega intramammaria, intramammary fold incision, cioè l'incisione fatta nella piega intramammaria, che ha buone possibilità di successo. Questi sono, e ho finito tra poco, i risultati, diciamo, post-operatori. Come vedete, in certi casi, come mettiamo noi un drenaggio intraperitoneale o lo mettiamo a caduta invece nel sottocute o sottofasciale, lo mettiamo in aspirazione, anche loro utilizzano questi drenaggi con tubicini, e l'aspirazione però c'è una ottima restituzione integrum, e questo è diciamo, il risultato estetico, che è tutto sommato molto, molto interessante. Cosa vi devo dire? Niente, soltanto che ho finito. Questo è per far vedere, sempre su quella rivista c'è scritto di quante necessità, di quante punture, quante iniezioni, quante aspirazioni dobbiamo fare. Come vedete, neanche la metà riesce a essere risolta con una sola aspirazione. La maggior parte, qualcuna fallisce, la maggior parte hanno bisogno di parecchie punture. E in questo caso ci sono semplicemente in verde le donne che in un lavoro dice come su 75 donne 68 hanno continuato l'allattamento, e delle 7 che l'hanno sospeso, 4 per il chirurgo in anestesia generale ha deciso di sospendere l'allattamento, oppure una per un'arbitraria decisione del medico referente, e in due casi è stata una decisione della paziente. Casi di shock tossico sono importanti in un ascesso mammario. Abbiamo questo articolo che riporta un case report, e secondo me bisogna sempre ricordarci la possibilità di uno shock tossico. Ringrazio queste persone che sono state indispensabili per la mia iconografia, per le mie chiacchiere, e quindi vi do appuntamento a tutti, e sarei onorato di avervi con noi il 25 di maggio, dove organizzeremo in Aula Magna un congresso sul puerperio. Si parlerà di sessuologia, di depressione, di storia, di riabilitazione del pavimento pelvico, di mastiti, di microbioma, e quindi siete benvenuti, e vi ringrazio.